Per cominciare, io vorrei proiettare un video di una mia vecchia esibizione di circa 20 anni fa, un'esibizione di Kung Fu Shaolin e di Qigong, questa disciplina che ci insegna come convogliare le nostre energie interne. L'esibizione ha qualche anno, quindi le immagini, voglio dire, sono un po' datate, però ritengo che il video sia di effetto e può essere utile. Come dire, per aprire questo momento di scambio su tematiche relative alle discipline tradizionali cinesi. Ok, adesso dovrebbe esserci l'audio. Allora, partiamo da una citazione che trovate nel monitor.
Il Kung Fu Shaolin è una perla luminosa della cultura cinese ed è anche una ricchezza per la forza e la salute del corpo che la Cina dà come contributo al mondo. Wang Zhang, 18° Arhat Luohan, Shaolin, 7° Duan delle arti marziali cinesi. E lo vedete il maestro Wang in foto. Questa citazione è tratta dal mio libro L'eredità dell'Arhat alla fonte del Kung Fu Shaolin. Apro questo intervento proprio con questa citazione del mio maestro di Kung Fu, il maestro Wang, il quale mi prese sotto la sua ala di protezione, mi istruì nel campo del Kung Fu Shaolin e lo fece nella scuola che lui fondò a poche centinaia di metri dal monastero Shaolin stesso, questo celebre insediamento buddista, tra l'altro tra i primi insediamenti buddisti in Cina. E lui fondò questa scuola al di fuori del monastero proprio per poter tramandare questa disciplina di arte marziale, ma non solo arte marziale, di derivazione taoista, scusate, buddista. E io lo incontrai quando avevo poco più di 20 anni, quindi in un periodo proprio appena successivo ai video che abbiamo appena visto. E lo incontrai perché io mi recai presso il monastero Shaolin, presso questo polo diciamo mondiale per quanto riguarda la disciplina dell'arte marziale cinese, del Kung Fu, e chiesi di essere istruito. Incontrai lui sul mio cammino, fortunatamente, perché alcune persone mi inviarono e lui mi accettò come discepolo. Quindi la nostra è una storia che dura da molti anni e con il maestro Wang e con tutta la sua famiglia, in realtà abbiamo stretto nel tempo dei rapporti veramente molto, molto forti. La citazione è presa dalla lettera che lui scrisse per me proprio in occasione della pubblicazione del mio libro, che tra l'altro è dedicato a lui, perché l'Arhat è il suo titolo onorifico che ha acquisito. E ritengo che questa citazione sia veramente molto importante per identificare veramente una parte importante di quello che è il pensiero tradizionale cinese, di cui lui è un grande rappresentante. Il Kung Fu Shaolin è una perla luminosa della cultura cinese e quindi già lui la inserisce come la pratica dell'arte marziale viene inserita all'interno della cultura tradizionale cinese, una perla luminosa addirittura la definisce, che dà salute e forza al corpo. E la Cina offre poi, naturalmente, come contributo al mondo, salute e forza del corpo. Attraverso questi due elementi andiamo già ad identificare di che cosa si compone buona parte del pensiero tradizionale cinese in funzione di discipline pratiche, salute e forza del corpo. Questa affermazione arriva, ripeto, da un grande esperto. Lui, per quella che è la mia esperienza, la mia esperienza di vita, proprio a contatto con personalità importanti in questo campo, posso dire che lui è veramente un grande maestro che incarna, veramente buona parte del pensiero tradizionale cinese ed è molto stimato nel monastero Shaolin, nella città di Danfeng, la città che è sorta nei pressi del monastero stesso, e in realtà ancora più esteso, in tutta la Cina è riconosciuto come esperto di questa disciplina. E allora, attraverso questo, noi già fissiamo degli elementi che sono molto importanti per definire come si manifesta il pensiero tradizionale cinese in termini pratici. E allora, se
Proseguiamo anche con le diapositive. Vedete, il pensiero tradizionale cinese lo si esprime in termini pratici proprio attraverso percorsi di vita che trovano compimento in discipline come le arti marziali, le arti mediche, salute e forza del corpo, l'ha sottolineato il maestro Wang, e poi le arti di contemplazione. Tra l'altro il maestro Wang mi ha istruito anche nel campo del Qigong, di cui avete avuto anche così una breve dimostrazione visiva dal video che abbiamo messo poco fa. Allora, tra le arti marziali noi possiamo nominare il Kung Fu Shaolin, sul quale insomma ho già dato delle informazioni, e però possiamo anche nominare un'altra arte marziale molto molto celebre, che è il Tai Chi Chuan o il Tai Chi Chuan, che ha però una derivazione taoista rispetto al Kung Fu Shaolin, che veramente si sviluppa all'interno di questo monastero di tradizione buddista. Oltre a queste arti marziali ne potremmo citare delle altre che sono meno celebri, però queste sicuramente vanno menzionate. Le arti mediche, ad esempio abbiamo l'agopuntura e il massaggio tradizionale cinese, che ormai sono diffusi in tutto quanto il mondo, ed è molto interessante questo approccio, partendo dal presupposto che queste arti che sto elencando in realtà a livello di pensiero tradizionale sono veramente compenetranti tra loro. L'approccio dell'arte medica diventa interessante perché la salute non è altro che frutto dell'equilibrio tra le energie psichiche interne dell'individuo, che tra l'altro si manifestano negli organi interni, quindi nella vitalità degli organi interni, che poi vengono messe anche in rapporto con le energie cosmiche dell'ambiente. Energie cosmiche che poi sono soggette alla mutazione a seguito delle stagioni. E poi, se vogliamo dare indicazione anche delle arti di contemplazione, io le ho definite di contemplazione, in realtà possiamo includere in questo grande contenitore una disciplina che ho già nominato, cioè il Qigong, di cui, ripeto, abbiamo dato anche testimonianza attraverso il video che abbiamo proiettato poco fa. Arti di contemplazione, grande contenitore, il Qigong è questa disciplina che ci permette di comprendere come queste energie intrinseche funzionano e si muovono dentro di noi, e possiamo anche associare a questa forma, come dire, contemplativa, tutto ciò che ha un po' a che fare con ritualità introspettiva. Mi riferisco ad esempio all'arte della calligrafia, i vari cerimoniali o i percorsi anche di natura proprio contemplativa esercitati dai monaci nei monasteri, sia di tradizione buddista che tradizione taoista. Tutto quello che ci rapporta fondamentalmente al senso e al significato della vita, partendo dal presupposto che comprendiamo come funzioniamo. Molto importante sottolineare che queste tre arti hanno veramente una forte compenetrazione tra loro. E quindi le possiamo considerare tre vie tramite le quali, appunto, comprendere o indagare il significato stesso dell'esistenza. E queste discipline ruotano su un concetto cardine, su un punto veramente fondamentale, ruotano attorno a questo perno che noi definiamo energia vitale o soffio vitale, qi in lingua cinese. Lo stesso qi che è compreso nella disciplina Qigong, lavoro gong sul qi, sulle nostre energie interne. Definisce l'esistenza dell'uomo, ma di più la natura, e abbraccia in realtà in termini estesi il significato stesso di
creazione. E allora, se entriamo nello specifico, ho pensato di mettere a disposizione, tratto dal Huangdi Neijing Ling Shu, La psiche nella tradizione cinese, preso dall'edizione Jaka Book, proprio il termine, il carattere Qi, per analizzarlo. Qi lo possiamo appunto tradurre come energia vitale, come soffio vitale, soffio di vita o alito di vita, che ci dà proprio l'idea di un qualcosa che penetra e dona una possibilità di esistenza. Però lo possiamo tradurre appunto anche come vapore, esalazione, fluido, influsso, questa idea anche sottile. E se andiamo a esaminare il carattere, diviso in due parti, troviamo questo carattere del cereale, no, del grano, che scoppia per effetto della cottura, oppure se lo rapportiamo all'esistenza umana, per digestione anche, quindi questa trasformazione che produce la liberazione di un vapore che si eleva e si accumula verso l'alto. Questa è l'altra parte del carattere. E prendendo queste poche righe, i soffi in se stessi senza forma producono, animano e mantengono ogni forma. Traggono la loro forza e la loro capacità di rinnovarsi dal lavoro che effettuano sulle sostanze trasformabili. Tramite i soffi tutto viene fatto. Allora, se dovessimo dare veramente una definizione pratica al termine Qi, noi lo potremmo associare, visto anche il significato del carattere, a questa capacità di trasformazione, a questa possibilità di cambiamento che dà questo impulso di evoluzione, dove c'è questa possibilità appunto di trasformazione di stato, cioè da un qualcosa di, come dire, solido in trasformazione emerge un qualcosa di più espanso. Questa è la definizione del Qi, impulso alla trasformazione e di conseguenza principio alla base della vita, del cambiamento. Ecco, questo è un concetto interessante per quanto riguarda il Qi, a mio avviso. Concetto, ripeto, cardine, sul quale si avviluppa veramente gran parte della cultura tradizionale cinese, attraverso appunto l'indagine che viene esercitata da queste tre vie: arte marziale, medicina e introspezione. Queste tre vie hanno anche un altro filo sottile che le collega, naturalmente, che è il tema della morte, perché l'arte marziale ci dà la capacità di difenderci quando si è a rischio, quando si è a rischio proprio della vita stessa, ma ci dovrebbe insegnare a farlo con un certo tipo di stato d'animo, quindi con un certo tipo di equilibrio e di gestione del mio sentire interno. L'arte medica, naturalmente, è costantemente in contatto con la malattia, di conseguenza il tema è sempre presente, e l'arte introspettiva crea questo percorso di crescita interiore sempre partendo da una domanda primaria, cioè che è la domanda che vuole dare, come dire, un senso alla nostra esistenza. Quindi questo tema rimane cruciale e fondamentale. Questo è stato, come dire, la volontà di ricerca dei monaci, sia di natura taoista che di natura buddista. E per quanto concerne la mia esperienza diretta, cioè dopo aver incontrato personalità appunto di entrambe le derivazioni, quello che posso dire è, come dire, confermare che effettivamente la dottrina buddista in Cina si innesta, è stata importata dall'India, quindi si innesta successivamente sulla cultura di fondo preesistente, che è la cultura taoista, diciamo, di origine veramente cinese, in modo completo.
Questo, ripeto, per esperienza personale, lo si evince anche dal tipo di terminologia che i maestri di queste discipline, quando fanno riferimento allo sviluppo interno o alla comprensione di determinati fenomeni, fanno sempre riferimento a un gergo taoista, siano essi di derivazione buddista o siano proprio collegati direttamente a discipline taoiste. E questo testimonia il fatto che l'ossatura principale di questa trasposizione pratica, partendo da un'idea filosofica, è fondamentalmente di matrice primariamente taoista. E su questo io ho creato questo percorso che ci porta, partendo dalla disciplina pratica, a parlare, per quanto naturalmente io possa farlo, in termini più filosofici. Quindi, se noi abbiamo identificato che l'ossatura, il linguaggio primario è taoista, a che cosa fa riferimento la filosofia taoista? Filosofia taoista che mette in rapporto l'uomo con i ritmi della natura, trovando le relazioni tra macrocosmo e microcosmo, sottolinea proprio il filo conduttore che spesso ordina quello che può apparire casuale. Cioè, in questa prospettiva è interessante perché veramente si estrinseca un senso di causa ed effetto. E che ci sottolinea veramente un ordine conseguenziale nelle cose. Questa è la caratteristica proprio, a mio avviso, della filosofia taoista, cioè dare un ordine. Infatti, le leggi naturali, il miracolo della vita, come è indicato nella slide, si basano su questo senso, che può essere definito anche buon senso, se volete, ordine regolatore della natura. Buono perché è inteso proprio come vitale, come costruttivo, con un fine progettuale, con uno scopo, che è in grado di generare le piccole cose come anche le grandi cose. E il taoismo identifica questa spinta alla vita o questo principio generatore dall'intrinseco buon senso con le due forze interagenti yin e yang, che sono i due poli complementari che originano il qi. Ecco che allora troviamo queste due radici dalla cui interazione nasce questo concetto di qi che abbraccia poi la creazione. Radici dell'esistenza stessa che determina i 10.000 esseri, cioè la creazione nel linguaggio proprio, nella terminologia taoista. E per dare corpo in modo importante a quanto ho cercato di descrivere, vorrei appunto citare o leggere questo brano che è sicuramente estremamente celebre, molto utilizzato proprio perché indicativo del pensiero taoista, e lo troviamo nel Tao Te Ching, testo sappiamo attribuito a Lao Tzu, e il testo recita questo: il Tao genera l'uno, l'uno genera il due genera il tre. Il 3 genera 10.000 esseri, i 10.000 esseri portano sulla schiena lo yin e abbracciano lo yang. Nel vuoto centrale i due soffi si uniscono. Ecco che allora, se noi vogliamo dare un senso, come dire, rapportarlo a quanto detto finora, l'uno lo possiamo definire come l'intangibile, un qualcosa che sta al di fuori, al di là
di quello che noi riconosciamo come realtà concreta, fisica. Questa situazione che parte da una sfera differente, da un intangibile, che determina il 2. E il 2 viene associato proprio alle due radici yin e yang. Il 2 genera il 3, quindi la loro interazione genera soffio vitale, chi, cioè capacità di trasmutazione, che poi a sua volta, a cascata, dà questo potere di generazione dei 10.000 esseri. Portano sulla schiena lo yin e abbracciano lo yang, cioè sempre questa interazione, e nel vuoto centrale i due soffi si uniscono. Quindi rinforza il concetto proprio di chi o di espansione, capacità di congiungersi e di poi mutare. Ecco che adesso, per andare a riepilogare in qualche modo un po' questo senso che ho cercato di dare alle tre vie, marziale, medica e introspettiva, ho preso un altro brano che è tratto da un altro testo classico di energetica cinese, che è veramente, a mio avviso, come dire, ma non solo a mio avviso, è veramente speciale, e si tratta del Huan Di Nei Jing Suwen, cioè le domande semplici dell'imperatore giallo. Domande semplici dell'imperatore giallo, cioè questo testo riporta praticamente la conversazione che l'imperatore giallo Huan Di aveva con il proprio medico curante, il quale, come dire, esercitava la sua capacità di guarigione attraverso un suo percorso di saggezza, quindi un'acquisizione pratica dei principi alti ai quali lui faceva riferimento. Quindi in realtà Cibo era fondamentalmente la guida spirituale dell'imperatore. Infatti la cosa interessante di questo testo è che, come dire, si apre a moltissime interpretazioni e ad occhio, come dire, possiamo anche forse definire occidentale, parla di tutto all'infuori che di medicina, fondamentalmente. Naturalmente va tutto inserito anche nell'epoca e quindi nel periodo storico e quant'altro. Però è estremamente toccante, sono dei brani che secondo me lasciano molto, e anche molto di pratico, proprio un gusto estremamente concreto, per quanto abbraccino principi estremamente, come dire, quasi impalpabili. Lo yin yang, che si esprime in quattro stagioni, è per i 10.000 esseri tronco e radici. Per questo motivo i santi, con la primavera e l'estate, mantengono lo yang. Con l'autunno e l'inverno mantengono lo yin. Con la fedeltà a questi radicamenti si accompagnano i 10.000 esseri nell'immersione e nell'emersione, alla porta della generazione e della crescita. Andare in senso contrario a questo radicamento sarebbe scalzare la propria base, distruggere la propria autenticità. Le quattro stagioni che spiegano lo yin yang sono la fine e l'inizio dei 10.000 esseri, tronco dove si radicano la morte e la vita. Chi va contro di loro provoca la catastrofe che distrugge la propria vita. Chi la segue fedelmente previene ogni malattia. È ciò che si chiama possedere la via. La via, i santi la praticano, gli sciocchi l'ammirano.
Chi segue lo yin yang vivrà, chi va contro morirà. Finale è abbastanza, come dire, ho preso il brano fino a qua, termina, nel senso dove ho scelto di farla terminare ha un senso molto forte, però richiama, come dire, un po' quanto detto finora, cioè questo studio rispetto alla vita fatto attraverso un'indagine di come noi funzioniamo e di quale sia la direzione attraverso la quale far funzionare il nostro corpo, ma secondo questo tipo di tradizione non solo il nostro corpo, nel momento in cui la nostra esistenza prende una direzione, tutto il resto si conforma, come dire, in questa via che non fa altro che consolidare tutti quanti gli aspetti a 360 gradi, quindi dalla salute alla realizzazione individuale, alla disponibilità di energie, come dire, tutto quanto c'è di buono, per quello ho anche utilizzato il termine buon senso prima, tutto quello c'è di, come dire, buono inteso come valido, costruttivo, in tutta l'accezione positiva, noi ne possiamo godere nel momento in cui la nostra direzione è in sinergia e non in contrasto con la via. E come ultima, come dire, diapositiva, immagine, ho scelto questa foto che è abbastanza rappresentativa. Adesso la mettiamo. Passato sempre qualche anno, ma qui ero all'interno del Monastero della Nuvola Bianca di Pechino con il maestro Chu, maestro monaco Chu, monaco taoista, il quale proprio in quel periodo stava scrivendo un suo commento al testo Tao Te Ching, per l'appunto. Il Monastero della Nuvola Bianca di Pechino è oggi ad oggi, tra insomma, le informazioni che mi giungono, tra i tre insediamenti taoisti più celebri, insomma, della Cina odierna, della Cina contemporanea, ed è un posto veramente molto particolare, in quanto all'interno di questo monastero troviamo, oltre che naturalmente i monaci con tutte le loro pratiche quotidiane e il loro ruolo all'interno della struttura, che tra l'altro è stupenda, è bellissima, cioè meriterebbe solo quella un'ora intera per essere, come dire, illustrata. E una cosa interessante è anche il fatto che c'è ancora oggi un ospedale funzionante all'interno del Monastero della Nuvola Bianca di Pechino, ospedale gestito esclusivamente dai monaci taoisti e esclusivamente praticando la medicina tradizionale cinese. E loro prestano le loro cure a chi vive nei dintorni in modo completamente gratuito. E quindi, oltre alla pratica monastica, ancora una volta troviamo la pratica medica, e poi, bene o male, avendo avuto modo anche di insomma, incontrarli, sono praticamente tutti quanti praticanti anche di arti marziali. E quindi, ancora una volta, diciamo, confermo questo disegno che ho cercato di illustrarvi oggi pomeriggio. E un'altra cosa mi ritengo interessante è che, avendo avuto anche un confronto appunto con la mia, se vogliamo ritornare nell'argomento che ho trattato oggi pomeriggio, la mia è stata una formazione, come dire, di derivazione buddista, perché mi sono recato
presso questa scuola nata vicino al monastero Shaolin, e la mia formazione è stata con persone, maestri, il maestro Wang naturalmente in primis, che si sono formate proprio su questo ramo buddista dell'arte marziale, dell'arte della consapevolezza, se vogliamo, legata al Qigong. Però il confronto che poi ho avuto anche con appunto questi monaci taoisti ha confermato il fatto che nel momento in cui noi entriamo nella pratica, quindi nell'utilizzo delle tecniche di respirazione piuttosto che nell'utilizzo del movimento o delle stimolazioni del corpo, fondamentalmente le pratiche sono le stesse, cioè rimaniamo in questa come dire, tradizione di fondo che è quella taoista. Quindi c'è stata una conferma, se non ce ne fosse, insomma, se ce ne fosse stato bisogno. Ho avuto comunque questa conferma di come questo blocco, come dire, funziona indipendentemente dalla derivazione poi così più che prende, se volete, una linea più su un piano religioso, ritualistico, ma di sostanza è una pratica che possiamo dire trasversale sia da chi la prende dal sentiero taoista piuttosto che da quello buddista.